Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, è vero che siamo puntuali, no? Noi romani. Assolutamente. Figuriamoci, almeno voglio dire che ci disconosciamo poi una qualità. Allora, benvenuta, naturalmente siamo al 24 di luglio, io non so se quest'anno Roma si svuoterà. Che pensa lei, assessora? Si svuoterà o no Roma? Un po' sicuramente. Ad agosto, sì, in realtà, magari. Già adesso, insomma, io vedo i tempi miei di percorrenza vari, sono molto più ridotti, sì, insomma, è chiaro che non è più come anni fa, però indubbiamente si vede che la città in questo momento è meno carica di persone, ecco, rispetto all'inverno. Allora, numeri per mandare messaggi all'assessora Linda Meleo: 39 37 93 93 93, sms, whatsapp, 39 37 93 93 93. Potete fare le vostre domande, iniziamo noi, naturalmente iniziamo intanto da un elemento sempre importante per tutti, per tutte le città, naturalmente quando si parla di aiutare il trasporto pubblico con l'arrivo di nuovi mezzi. È una cosa che naturalmente chiediamo per primo all'assessore Meleo. I nuovi bus a Roma, di che parliamo e di quando parliamo? Allora, nuovi bus, sapete, insomma, nel corso di questo anno, visto qual era la situazione di partenza, quindi un parco bus veramente molto molto vecchio. Ricordiamoci che prima dell'arrivo di questi 150 bus e dei filobus che abbiamo recuperato e che erano fermi, abbandonati nel deposito di Tortagnotta, considerate che ci sono stati degli acquisti in leasing nel 2013 di una partita di bus e prima del 2013 l'ultimo acquisto fatto da ATAC risale al 2008. Quindi capirete bene qual è stata la politica degli investimenti in ATAC nell'ultimo decennio. Oggi evidentemente i cittadini ne pagano le conseguenze, però ciò detto, allora noi abbiamo subito messo in campo queste risorse e di prossimi arrivi su strada di bus vi posso parlare dei 15 che abbiamo acquistato nell'anno in corso attraverso i fondi di recupero dei fondi del Giubileo. Saranno soltanto 15, però è un acquisto che abbiamo fatto in pronta consegna, che l'azienda ha fatto in pronta consegna, quindi insomma, tante le procedure burocratiche, le informazioni che mi ha dato l'azienda, dovrebbero arrivare su strada al massimo entro un paio di mesi, così mi stavo detto. Quindi questi sono stati acquistati proprio da voi, questi 15 nuovi autobus? Sì. È stato un bando pubblicato a inizio anno, conclusosi ad aprile, l'aggiudicazione è stata ad aprile, quindi insomma attraverso un recupero dei fondi del Giubileo che abbiamo cercato quindi di recuperare circa a novembre, insomma, quindi questa è stata frutto di un'azione attenta di recupero dell'esistente fatto da questa amministrazione. È chiaro che, come dire, 15 bus non sono sufficienti per rinnovare certo il parco. Quanti sono i bus a Roma, assessora? Allora, il parco completo di ATAC, inclusi anche i mezzi che non possono essere più utilizzati, sono circa 1900. Quelli in circolazione, quindi effettivamente utilizzabili, siamo sui 1350-1400 grosso modo, con possibilità però di recupero con attività di manutenzione specifica. Però oltre a questo, insomma, ci tengo a dire che stiamo anche per partecipare a questa gara Consip con i fondi che abbiamo ottenuto dai finanziamenti europei, quindi i fondi POR, i famosi 20 milioni di cui vi ho parlato più di una volta. Proprio in vista di questa gara, insomma, percorremo questo canale per l'acquisizione di questi mezzi. Chiaro che poi per l'anno prossimo l'azienda ha in programma di acquistarne nuovi anche con la formula di leasing, però siamo anche in attesa di capire quale sarà l'importo che arriverà dai famosi fondi del Ministero dei Trasporti. Si è parlato più volte di questi fondi stanziati dal Ministro per il rinnovo del parco bus in tutta Italia. Ecco, io ho appreso che come dire, di queste risorse nel 2018 alla Regione Lazio andranno soltanto 24 milioni, quindi per l'intera Regione Lazio, quindi è chiaro che un importo del genere per Roma è un importo del tutto insufficiente, quindi anch'io mi sono messa a interloquire col Ministero, ho avanzato delle richieste per avere maggiori fondi. Immaginate che 24 milioni di euro equivalgono a circa 70-80 bus per tutta la Regione Lazio, immaginerete che è una quota del tutto insufficiente per Roma.
Certo, Roma, se c'è dentro anche Roma in questi 24 milioni, è chiaro che non sia abbastanza. Questo è naturale. Io credo che questo, che anche i piccoli passi comunque sarebbero apprezzati, assessore, no? Anche i piccoli passi vanno apprezzati, anche se non si rinnova tutto il parco autobus di Roma Capitale, però l'arrivo di nuovi bus, che funzionino poi questi nuovi bus, che diano effettivamente la sensazione di un cammino, e comunque credo che i romani apprezzeranno comunque. E la cosa che importa è il progetto, appunto, vedere un progetto che si sviluppa e porta poi a dei risultati. Guardi, quindi questo riguardo i nuovi autobus, lei ci parla di questi 15 che entro settembre, se parla di due mesi, quindi entro settembre dovrebbero essere in corsa. E poi quegli altri con i fondi europei, insomma, immagino metà del prossimo anno. Questo dipenderà anche dalla gara Consip, dalla gara quindi effettuata a livello di Stato, a livello centrale, insomma, come si svilupperà e quali tempi avrà. Speriamo, insomma, che saranno rispettati in modo tale da poter dare un'ulteriore boccata di ossigeno al trasporto pubblico qui a Roma. Allora, guardi, le domande le faccio, qualche domanda io e alcune degli ascoltatori, quindi ci dividiamo il tempo. Sara, per esempio, le chiede ancora della funivia e il motivo per cui sul web, sui social, ci sia ancora molta ironia su questa eventualità. E poi chiediamo prima di tutto se l'ipotesi funivia è un'ipotesi ancora in fase di progettualità, e poi per quale motivo, secondo anche lei, non viene presa sul serio. Guardi, il progetto va avanti, chiaramente rispetto ai dati presentati lo scorso maggio, se non sbaglio, anche in presenza della sindaca nel municipio interessato, sta andando avanti molto molto velocemente. Il nostro obiettivo, come ho sempre detto, è avere la funivia funzionante entro fine di questa consiliatura. Dunque io credo che, come dire, lo scetticismo ci può anche stare in qualche modo, perché Roma in effetti nel corso degli anni è stata appiattita rispetto alle novità e alle innovazioni che si possono introdurre in città anche grazie al mondo dei trasporti, insomma alla ricerca che sarà fatta, all'innovazione che sarà fatta, alla messa quindi al sistema di alcune tecnologie all'interno del mondo della mobilità. Io sono sicura che questo darà una nuova configurazione a Roma, e quando poi la città proverà questo nuovo servizio, sono sicura che le posizioni cambieranno. Vorrei anche ricordare che altre città a livello nazionale, la stessa Milano, ha chiesto alla sua azienda di progettazione di avviare uno studio di fattibilità per verificare la possibilità di fare anche a Milano una funivia. Quindi evidentemente questa idea non è poi così distante. Ricordo, insomma, che Milano è un comune PD, quindi nonostante le critiche arrivate anche qui dall'opposizione, però vedo che poi questa idea è stata accolta anche dalle loro amministrazioni, quindi questo mi fa molto piacere. E riguardo poi la linea, quale sarebbe? Lo ricordiamo di nuovo, il progetto della funivia andrebbe a servire quali zone, assessore? Sì, la zona di Casarotti, collegandola al capolinea della linea A, e quello quindi consentirà in quel quadrante di città lo spostamento di persone che evidentemente occupano un punto molto periferico e di farle arrivare fino al capolinea della metro. Questo è il principio dell'intermodalità, che è un po' quello che ispira tutti i progetti che noi stiamo mettendo sul campo. Quello che vogliamo è che la città, chiunque utilizzi la città, i cittadini, i turisti, chi transita in città come pendolare, possono avere la possibilità di muoversi in maniera semplice e comunque grazie anche a queste misure legate all'intermodalità. Cioè l'intermodalità significa possibilità di muoversi da un mezzo all'altro con estrema facilità, e la funivia risponde esattamente a questo principio. E poi una struttura, vorrei ricordarlo, molto molto flessibile in qualche modo, ed è anche più economica rispetto ad altre alternative come la costruzione di una metropolitana, ma anche di un tram. E più economica, e poi anche i tempi di realizzazione sono molto 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 più brevi, quindi diciamo una risposta immediata, concreta, di
di medio termine, di breve medio termine, che però soddisfa delle esigenze reali in quel quadrante di città. Quindi sì, assolutamente noi, un progetto vantaggioso. Noi aggiungiamo che comunque Roma non sarebbe certo la prima e non sarebbe l'unica, sempre a patto che la cosa si verifichi, perché per me da fruitore io vorrei che le cose si facessero, no? Quindi non solo se ne discutesse, e dopo magari si discute se la cosa non va così bene e si prende magari qualche provvedimento. A Londra forse no, Giuseppe ci scrive proprio da Londra, dice: però se non ha funzionato a Londra, perché dovrebbe funzionare a Roma? Allora, ogni città poi ha delle, come dire, delle caratteristiche proprie. Questo studio legato alla funivia è uno studio che ha preso in considerazione in maniera molto seria e rigorosa, attraverso un'analisi costi-benefici, anche i flussi di spostamento. Quindi sono state analizzate le modalità con cui le persone in quel quadrante si spostano. Sono state tra l'altro effettuate anche delle interviste telefoniche, e devo dire che la risposta della cittadinanza è una risposta molto, molto entusiasta. Circa il 70% degli intervistati si è dichiarato favorevole a questa forma di trasporto. Quindi immaginate quali sono i problemi che queste persone ogni giorno hanno con la congestione, col muoversi con l'auto privata. Con un mezzo di questo tipo potranno tranquillamente dire: e non ho necessità di arrivare in un punto, in un nodo di scambio, come appunto è il capolinea della metro A, con l'auto privata. Questa è una grande rivoluzione, fa parte evidentemente di tutto l'intero disegno che questa amministrazione ha sul tema della mobilità sostenibile, perché mobilità sostenibile significa anche integrazione di progetti. E su questo vorrei ricordare che nell'assestamento di bilancio sono stati stanziati 850.000 euro circa proprio per la progettazione delle opere in varianti che saranno inserite nel PUMS, quindi opere infrastrutturali tra cui ricadono evidentemente anche la funivia e i quattro tram. Insomma, quindi abbiamo stanziato in bilancio queste risorse per progettare, e questo è l'evidente segno concreto che l'attività sta andando avanti. Ecco, Augusto chiede come pagheranno i nuovi bus, ma lo ha già detto l'assessore Meleo, ha detto sono fondi presi poi trovati tra quelli disponibili per il giubileo. Altro ancora, 39 37 93 93 93, nel 2018, scrive un altro ascoltatore, ci sarà una nuova gara per l'affidamento del TPL al privato. Cosa ci dice in proposito? Alcune organizzazioni sindacali chiedono un unico lotto di affidamento, il Comune parla di due o più lotti. Che ne dice, assessore? Allora, su quello è stato pubblicato il preavviso di gara appunto per le linee che attualmente sono gestite dalla società Roma TPL, le linee periferiche. La normativa nazionale, questo lo ricordo, ci impone che almeno il 10% del servizio di trasporto pubblico sia affidato a un'azienda privata. Quindi, in ottemperanza di questa disposizione di legge, noi abbiamo rinnovato una gara per attribuire, quindi a chi sarà poi il vincitore, attraverso quindi un bando, le linee periferiche del trasporto pubblico locale. Allora, vista l'esperienza che c'è stata nel corso degli ultimi anni con le aziende private, abbiamo deciso di dividere in due lotti questi chilometri che dovranno essere di trasporto pubblico locale, che dovranno essere attribuiti al privato. Questo ci dà una garanzia maggiore di concorrenza, di condizioni migliori, ma anche evita che si formi in qualche modo un monopolio da parte del privato. Diciamo che in questi anni, ripeto, è noto anche alla cronaca e ai giornali i problemi che abbiamo avuto con il privato. Vogliamo superarli, vogliamo quindi che ci sia una sana competizione per queste linee, insomma, per adempiere a questo obbligo di legge di dare questo 10%, almeno il 10% del servizio a un privato. L'assessore, quindi, sì, sono indispensabili per questo. Allora, intanto Alessandro ci scrive da Barcellona. Buongiorno Alessandro, ci dice: a Barcellona la funivia funziona come io ci vivo e lo so. Bene, e poi rincalza con un'altra domanda. Questa era un'affermazione, la domanda è: a quando? E questa è una cosa che pure io domanderei all'assessore, non è la prima volta che lo faccio, lo chiedo poi da anni ai sindaci che arrivano ad amministrare la nostra città. A quando l'entrata sui bus solo dalla porta anteriore, quindi con la possibilità anche del pagamento direttamente nell'autobus? Allora, su questo l'amministrazione ha dato delle linee di azione specifiche all'azienda, l'azienda quindi si sta occupando di realizzarle, di metterle in moto. Io ci tengo particolarmente alla modifica del sistema di bigliettazione, insomma, vorrei che attendere, e quindi quando saranno fatti i dovuti passaggi in termini di
tecnologie, arrivare a una, insomma, a un modello del tipo Oyster Card londinese, quindi un'unica card che consentirà quindi di pagare velocemente non soltanto l'autobus ma anche eventualmente una serie di servizi legati alla mobilità. È chiaro che la dematerializzazione è un po' il nostro obiettivo, anche quello che sta accadendo in altre grandi realtà europee ma anche a livello mondiale, quindi questo, insomma, l'azienda sta lavorando. Vedremo adesso quali saranno i tempi, perché insomma è chiaro che il passaggio richiede una serie di step da seguire. Sull'entrata posteriore, anteriore, noi chiaramente abbiamo degli autobus che non sono stati immaginati quando sono stati realizzati per questo tipo di accesso, però insomma contiamo che da qui, con l'arrivo delle prossime partite, possiamo cominciare anche a sperimentare questo tipo di servizio, magari cominciando da alcune linee, per vedere insomma qual è la reazione della città, per abituare gradualmente il cittadino a questa nuova modalità d'accesso. Insomma, speriamo di riuscire a portarvi notizie in questo senso al prima possibile. Allora, un altro ascoltatore ci scrive: sono in vacanza a Roma, l'altro giorno non sapevo dove comprare il biglietto, infatti qui ha parlato poco fa di questa intenzione di lavorare proprio su questo. È chiaro, anche secondo me non può essere un problema, non può essere neppure visto come una mancanza da parte del fruitore del servizio non avere il biglietto, perché magari il biglietto non l'ha trovato, perché dovrei pagare una multa se pago il biglietto nell'autobus? No, potrei pagarlo anche all'interno dell'autobus, come succede appunto altrove. Prendiamo una telefonata, assessore, c'è Massimo che ci chiama. Buongiorno Massimo. Pronto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Senta, io vorrei soltanto fare una domanda. Ma l'amministrazione comunale sa dell'effettivo guaio, l'effettivo problema che esiste oggi nei depositi di ADAC? Nel senso che dalle 11 in poi si rientra senza aria condizionata, dopodiché purtroppo i conducenti sono rimessi senza uscire dal deposito per mancanza di materiale. Il materiale in questo caso è l'autobus vero e proprio. Che cosa vuole fare l'amministrazione? Perché voglio dire, il problema è anche dei conducenti che stanno in mezzo alla strada, quei pochi che riescono a lavorare, lei capisce da solo quello che succede, no? L'utente naturalmente è arrabbiato con noi. Cioè, con non noi c'è conducenti. Aria condizionata sull'autobus? Certo. E le posso assicurare che forse più del 50% delle vetture non esiste aria condizionata, perché guasta, perché vecchie. Il problema è questo qui. Che cosa vuole fare? L'amministrazione le sa queste cose o fa finta di non saperle? Tutto qua. Io ho votato anche il Movimento 5 Stelle e purtroppo devo dire in radio che non sono tanto contento di questo voto che ho dato, perché in realtà non ho visto nessun cambiamento, anzi, le devo dire purtroppo dei peggioramenti. Beh, sentiamo la risposta dell'assessora. Grazie, Meleo. Buongiorno. Io devo dire, aggiungo prima della risposta, e questo non serve naturalmente a rallegrare nessuno, perché il mal comune mezzo gaudio in realtà non giova a nessuno, ma devo dirvi che a Parigi, per esempio, i mezzi pubblici non hanno l'aria condizionata. E a lei, assessore. Sì, è chiaro che noi, l'ho detto anche prima, sappiamo perfettamente qual è l'età media del parco autobus. È proprio per questo motivo che abbiamo cercato in questo anno di migliorare per quanto possibile il servizio, sbloccando le procedure per l'acquisto di questi per l'arrivo di questi 150 bus, la cui fornitura è completata, recuperando i filobus, comprando questi 15 nuovi autobus. È chiaro che, come ho detto prima, non è sufficiente, perché per avere dei risultati concreti bisogna necessariamente rinnovare il parco bus. Poi sicuramente c'è stata una carenza causata anche dai noti problemi finanziari di ATAC e dall'indebitamento che è stato accumulato da parte dell'azienda soprattutto negli ultimi 10 anni. Questo non ce lo dimentichiamo, perché il problema è un problema che nasce da molto lontano, e quando succedono queste cose è chiaro che anche la manutenzione ordinaria è complicato per portarla avanti. Quindi da un lato abbiamo sicuramente monitorato per quanto più possibile, dato delle linee di azione specifiche all'azienda: intervenite in maniera concreta su, per quanto possibile, data l'età dei bus, sulla manutenzione. È chiaro che però il problema potrà essere risolto alla radice soltanto rinnovando completamente il parco bus. E ripeto, su questo evidentemente Roma Capitale non può essere lasciata da sola, ci serve un urgente intervento da parte dell'autorità centrale in questo senso, in termini evidentemente finanziari.
Domande ancora, Stefania ce lo chiede: perché a Tor Bella Monaca, zona ad alta densità di disabili, è attraversata dalla linea 058 su cui è impossibile salire con la sedia a rotelle? Allora, su questo io adesso non so le vetture che vengono dedicate alla linea 058, però il mio impegno è sicuramente verificare quello che succede su questa linea. Benissimo, ancora qualche minuto perché ci sono molte domande. Allora, altri ascoltatori, Stefano per esempio, che è un autista dell'ATAC, le chiede di reinserire il bigliettaio, dice: va capito, bisogna capirlo, volete capirlo che è l'unica soluzione che darebbe sicurezza e darebbe anche maggiori introiti all'azienda? Che risponde Linda Meleo? Allora, quello del bigliettaio, diciamo, è un bel ricordo che ho anche io di anni e anni fa, insomma, di quando ero piccola. È chiaro che insomma, pensare ad oggi a un bigliettaio fisso è complicato per tanti motivi, per i motivi legati al fatto che dovremmo raddoppiare il numero del personale dedicato a questo tipo di attività, però ecco, io credo che con la soluzione tecnologica, quindi con appunto con la progressiva dematerializzazione dei biglietti, come ho detto prima, diciamo, questo problema possa essere automaticamente superato. Nulla toglie che però io sono convinta che qualche intervento legato a garantire la possibilità di acquisto a bordo debba essere concepito, che poi sia un'app, che sia la vendita del biglietto cartaceo. Comunque, ecco, su questo abbiamo fatto delle richieste specifiche all'azienda, insomma, contiamo che ci dia delle risposte in termini di soluzioni quanto nel più breve tempo possibile. Stefano ancora dice sul prolungamento della metro B, poi possiamo chiedere se può darci notizie sui lavori via Tiburtina, non finiscono mai, adesso sono fermi, e sul prolungamento della metro B. Allora, prolungamento metro B, sappiamo, insomma, su questo ci stiamo lavorando già da un po', perché chi conosce la storia sa perfettamente che ci sono delle questioni molto complicate legate alle modalità con cui questo appalto è stato definito, con cui è stato sottoscritto il contratto. Qui siamo quindi al lavoro per trovare una soluzione, e vorrei comunque rassicurare tutte le persone che vivono in quella zona che per noi il prolungamento della metro B fino a Casal Monastero è un obiettivo importante, che non sarà quindi eliminato, tanto che è stato proprio inserito all'interno della delibera che ha fissato le opere sicure, certe, che andranno nel PUMS, e quindi questo prolungamento ricade proprio in quella circostanza, insomma. Radio Roma Capitale in diretta, proprio due minuti sulle linee del tram, le famose circolari, perché non si ripristinano le linee tram del 1930, ancora andiamo ancora più indietro. Roma deteneva il primato di linee tranviarie d'Europa. Allora, sui tram noi sapete che questa amministrazione ha puntato tantissimo, e tra le opere invarianti e su cui abbiamo già progettazione avviata ce ne sono quattro in particolare, e ve ne cito un paio, ad esempio per me molto importanti: il tram su via Palmiro Togliatti, che collegherà Tuscolana, per intenderci, a Ponte Mammolo, alla metro B di Ponte Mammolo, e anche questo garantirà, diciamo, una cucitura importante di alcune zone periferiche della città. Ma non dimentichiamo anche il tram, ad esempio, che andrà da Piazza Vittorio fino all'Arco Corrado Ricci, per poi insomma ideare qualcosa anche di importante anche su via dei Fori. Quindi noi sul ferro ci stiamo investendo tantissimo. È chiaro però, questo vorrei precisarlo, che il nostro progetto di mobilità sostenibile è un progetto a 360 gradi, che include sia le infrastrutture pesanti per il trasporto, ma anche altre attività, ve ne cito alcune: le pedonalizzazioni, anche questo, insomma, sono dei punti molto importanti. E ecco, a breve inizieremo le attività per la pedonalizzazione di una parte importante di Largo Agnesi, diciamo che la terrazza sul Colosseo, si trova proprio davanti al Colosseo. Ecco, su quello ho visto che c'è stata una polemica da parte del municipio prima, che si è dichiarato di non essere stato coinvolto in questo processo, ma io vorrei ricordare che questo dipartimento ha inviato al municipio una richiesta di parere già il 28 giugno, con la richiesta di risposta entro 15 giorni, e questa risposta non è mai arrivata, e quindi che il municipio dica di non essere stato coinvolto, diciamo, è piuttosto anomalo, perché per le vie ufficiali non ha dato risposta a questo progetto. Quindi, insomma,
anche questo direi che ci vuole forse una maggiore collaborazione fattiva su certi temi anche da parte dei municipi. Allora Alessandro chiede, la stiamo per salutare, incidente metro B, come è stato possibile che un video dell'incidente sia andato prima in mano alla stampa che agli inquirenti? Come è stato possibile questa uscita di materiale così delicato? Allora, questo materiale io ho chiesto chiaramente all'azienda, l'azienda mi ha detto da qui non può essere uscita, ma è chiaro, come dire, quando c'è del materiale che gira ed era già in mano agli inquirenti, però come dire, su questo io non so dire che chi sia stato e con quale modalità. So soltanto che certo insomma del materiale su cui ci sono delle indagini in corso e delle commissioni aperte sarebbe dovuto essere serbato, su questo siamo tutti d'accordo. Allora, 10.32, le domande sono ancora molte, noi consideriamo di avere ancora il tempo prima delle vacanze di sentire ancora l'assessora Meleo, alla quale chiediamo già da adesso di riconsiderare un nuovo appuntamento. Ci sentiremo nei prossimi giorni, assessora, grazie. Assolutamente, grazie. Buon lavoro a lei.